Buonasera a tutti, siamo qui nella città di Andria, Palazzo Ducale, per presentare un lavoro bellissimo curato dall'etnomusicologo Ruggero Cimbolo su Luigi Stefani, grande violinista del parrottismo pugliese, diciamo l'ultimo violinista del parrottismo pugliese. È appena stato pubblicato questo CD dal Centro Studi il Giardino dei Suoni che il maestro Cimbolo dirige in Andria, dal titolo Le pizziche tarantate di Luigi Stefani. Questo disco comprende registrazioni di Roberto Levi effettuate nel 1966 nella casa di Nardò di Luigi Stefani ed altre invece sono state curate da Ruggero Cimbolo negli anni 80. Rino ha cominciato questa lunga ricerca presso la casa di Luigi Stefani, ha imparato la tecnica strumentale che utilizzava Luigi Stefani non solo sul violino, ma anche sul mandolino, sulla chitarra. Davvero non si è interessato solo, certo, dell'ambiente in cui viveva Luigi Stefani, della sua storia personale, ma si è interessato della tecnica esecutiva, cioè proprio uno studio specifico sulla tecnica o sulle tecniche esecutive di Luigi Stefani. Poi Rino, qualche anno dopo, ha pubblicato un bellissimo libro con la Bese editrice, sempre su Luigi Stefani, però come scrive una presentazione questo libro era muto. Cioè un libro che parla di musica tradizionale, di tradizione orale, senza un disco, è un libro muto secondo me, no? E finalmente, dopo qualche anno, Rino ha deciso di dar voce a quel libro. Con questo disco, Le pizziche tarantate di Luigi Stefani. E ora passo la parola a Rino. Grazie Salvatore. Dopo facciamo tutto. Bene, adesso a distanza di 4 anni c'è il CD finalmente contiene, per chi volesse consultarlo, io ce l'ho lì tutti quanti sul tavolo, ingresso. Per chi volesse consultarvi, ecco, dico subito che ci sono le trascrizioni lì in breve, perché le trascrizioni complete le trovate sul libro, edito da Bese editrice, però la cosa interessante di questo CD è proprio il CD stesso, cioè ascoltarlo, non tanto il libretto, è una sintesi del libro, e naturalmente dà le informazioni principali delle pizziche tarantate contenute poi dal disco. Ascoltate il CD perché è bello, perché ci sono due interessantissime registrazioni che ha fatto Roberto Levi negli anni nel 66 e tre registrazioni fatte da me nell'88. La mia esperienza con Gigi Stefani mi ha arricchito moltissimo. Abbiamo qui l'onore questa sera di avere la figlia Giovanna. Io direi di fare un applauso a Giovanna, che è qui con noi. Credo che per noi sia un grande onore qui stasera, la figlia di Luigi Stefani. Finalmente, no, Giovanna, finalmente vediamo questo lavoro, che credo sia uno dei più interessanti nel panorama dei lavori che sono stati fatti sotto padre. Quando è venuto a casa nostra era un bambino, si può dire un adolescente poco meno cresciuto degli altri, perché ancora è piccolo. Allora, e quindi ha visto la mia casa, come l'ha trattato e come mamma ha trattato Rino, anche quando è venuto non da solo, ma con degli amici che non conoscevamo. Padre, violino, tutto. E che papà poi?
non si serviva solo delle pizze che aveva composto, ma improntava la musica nel momento in cui faceva le prove per vedere se questa signora era veramente toccata da questi tipi di. E ditelo a tutti, a chi vi trovate a nome mio, che mai donna ha ballato la tarantata per chiamare a sé un uomo, come dicono alcuni giornalisti o alcuni studiosi, perché la donna che era pizzicata da questo verme andava a spigolare perché aveva fame, portava il bambino con sé perché non sapeva chi lasciarlo. Nel dopoguerra la fame era tale e tanta che una donna il pensiero di chiamare un uomo con la danza non la sfiorava neanche lontanamente. E ve lo dico io, dicono a tutti a nome. Adesso facciamo rivivere Stefani con la musica. Sì, facciamo l'indiavolata di Stefani, ma la tarantata numero uno, quella che lui usava spesso per i tarantati. Come dice Giovanna, giustamente, la tarantella madre non è una danza di corteggiamento, ma è nata, è una danza terapeutica che serve appunto per la guarire da un morso della tarantella. Ora, Ruggero, credo faccia qualche brano con Giovanna Stefani, che proverà a cantare qualche pezzo di suo padre, spiegarvi la storia dei canti, e poi canta benissimo. No, non canto bene. No, perché Giovanna? Mi in corso di farlo anche se non canto. Per emulare il suo padre, quindi. Passa la chitarra a Ruggero Arrino con la voce. Giovanna Stefani. E quando dico sposami, sposami te, sposami te tutti i tuoi cuore mio, sposami te tutti i tuoi cuore mio, a quello lì, stasera va a dire sì, a quello là, stasera va a funzionare. E quando ti dico sposami, fogliate, fugiamo in te, fugiamo te tutti i tuoi cuore mio, fugiamo te tutti i tuoi cuore mio, a quello lì, stasera va a dire sì, a quello là, stasera va a continuare. E quando ti dico lassame, lassame, lassame in te, lassame te tutti i tuoi cuore mio, lassame te tutti i tuoi cuore mio, a quello lì, stasera va a dire sì, a quello là, stasera va a continuare. Grazie. Ringraziamo Giovanna che ci ha fatto questo regalo bellissimo questa sera qui ad Andrea. Non lo conosceva, né la viva. Abbiamo fatto lo stesso. Sì, abbiamo fatto. La gente si è divertita. La gente, quando uno ha talento, non ha bisogno del pentagramma. L'orecchio fa più del pentagramma. Faccio come tuo padre. Arriva questo momento.